città. Siamo con il presidente della Proloco, Claudio Macario Ban, per la 10ª giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali. Presidente, qual è l'importanza di questa giornata? È sicuramente un'importanza fondamentale per la nostra lingua, per mantenere vivi le nostre tradizioni, soprattutto dal punto di vista del dialetto. È una cosa che noi ci teniamo tantissimo, infatti come si è sentito all'inizio, la 10ª edizione, dal punto di vista nazionale è l'8ª, ma i 2 anni, a partire dal 2011, l'abbiamo fatta noi con altri Proloco del Piemonte e poi da lì è stata diffusa l'iniziativa in tutta Italia. Questa sera ci sono oltre 20 gruppi storici provenienti da tutto il Piemonte, addirittura da Vercelli, da Santià, da Torino, oltre a quelli che sono di Venaia. Abbiamo la sala piena, ci fa molto piacere e sicuramente sarà una bellissima serata con il concerto del gruppo del piemontese I Tarocchi. La serata sarà anche occasione per ricordare il grande Gipo Farasino. Assolutamente sì, bisogna ricordare che stiamo festeggiando anche il 50° dell'istituzione della Regione Piemonte, infatti 1970-2020. L'inno nazionale della Regione Piemonte molto probabilmente sarà Montagne del mio Piemonte, proprio di Gipo Farasino. Sarà proprio quella canzone che questa sera aprirà questa manifestazione, quindi doppia soddisfazione per tutti quanti noi piemontesi. Giornata mondiale del piemontese, indubbiamente un onore essere qui presenti come Regione Piemonte, perché la Regione Piemonte da qualche tempo riconosce direttamente come lingua ufficiale della regione stessa il piemontese e tutte le sue designazioni. Indubbiamente c'è necessità di rivalutarla, di farla conoscere a tutti i piemontesi nuovi che si sono insediati sul nostro territorio e far capire anche allo Stato italiano che questa è una lingua vera, una lingua viva che ha sempre necessità sempre di più essere riconosciuta e rivalutata. Nel Consiglio regionale del Piemonte abbiamo nel due citazioni di tutti gli eventi in lingua italiana e in lingua piemontese. Questa sera si ricorderà anche un grande cantatore, Gipo Farasino. Sì, Gipo Farasino è uno dei tanti cantautori piemontesi moderni, con la storiografia piemontese è centenaria, ma indubbiamente si focalizzerà anche in questo 50° della Regione del Piemonte su Gipo Farasino, perché sarà riconosciuto proprio a lui l'inno del Piemonte, il riconoscimento ufficiale con legge speciale del riconoscimento di una sua canzone trasformata in inno stesso, perciò un riconoscimento particolare a un personaggio storico piemontese che ha portato il Piemonte a livello nazionale e anche internazionale, perché è andato oltreoceano a farsi conoscere. E proprio in questa internazionalizzazione del Piemonte che a aprile la Regione Piemonte e la giunta del Consiglio regionale del Piemonte andranno a San Francisco in provincia di Cordova in Argentina a riallacciare quei rapporti istituzionali che si sono persi da decenni. Terminiamo con un saluto in piemontese. Cerea e Bujumaneng, ma Bujum se ades, perché alle necessarie scusatemi la mia poca espressione di piemontesi perché è poco utilizzato, però indubbiamente cerea e buonasera a tutti. Montagne dal me paese che schicce lei al paradiso, pur te la senta al cielo. Ti sei lu che a sta città hai manca il fiato.
stelle. Sei lui, tu mi è una mano, tu mi è un pozzo, in ciel sereno. Crie Yeah.